1 miliardo di euro al giorno prelevato dagli italiani al Bancomat. Se nel 2022 il contante ottenuto con questo canale si è attestato a 350 miliardi di euro, nel 2023 la cifra è salita a 360 miliardi, pari a 10 miliardi in più. L'incremento sale a 18 miliardi, se si considera che nel 2021 i prelievi si erano attestati a quota 352 miliardi. È quanto emerge da un report del Centro Studi di Unimpresa. La pandemia non ha spazzato via il contante in Italia e le banconote sono ancora tanto amate dagli italiani. Il nostro paese, infatti, è ultimo nell'area euro per l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal cash, con appena 200 operazioni medie pro capite eseguite con carte di credito, bonifici e assegni. La media dell'area euro per i pagamenti alternativi al contante è di 370 operazioni per cittadino, con la Spagna che ne registra 290, la Germania 329 e la Francia 424. Per quanto riguarda la moneta virtuale e i pagamenti digitali, l'anno scorso le operazioni sono arrivate a 11.000 miliardi di euro tra bonifici, assegni bancari e circolari e carte di credito o di debito. Al via il terzo bando dedicato alla misura Parco Agrisolare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il nuovo avviso, con una dotazione di 250 milioni di euro, è riservato alle imprese della produzione agricola per progetti localizzati nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida si tratta di una fondamentale opportunità per migliorare la sostenibilità dell'intero comparto e nello stesso tempo incrementarne la competitività, azzerando i costi energetici. Le domande potranno essere presentate sul portale del gestore dei servizi energetici dal 16 settembre al 14 ottobre. Confermate le novità e le regole introdotte con il secondo bando del 2023. Il contributo a fondo perduto potrà raggiungere l'80% delle spese ammissibili. Le imprese avranno la possibilità di adottare soluzioni di autoconsumo condiviso e potranno partecipare in forma aggregata. Sarà possibile inoltre installare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli con una potenza massima di 1000 kW picco per impianto. La spesa massima per beneficiario è fissata a 2.330.000 euro. Ispettorato del lavoro in azione per l'emergenza caldo. In tutta Italia controlli per monitorare i rischi lavorativi legati all'esposizione alle alte temperature di questo periodo. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è impegnato da fine luglio a fine agosto in una campagna di vigilanza straordinaria nei settori individuati ad alto rischio: cantieri edili e stradali, agricoltura e comparto florovivaistico. Le verifiche hanno l'obiettivo di accertare non solo la corretta valutazione del rischio specifico, ma anche le misure di prevenzione e protezione adottate dalle aziende. Sono 736 le aziende ispezionate nella prima decade di agosto, di cui 181 nel settore agricoltura, 457 in edilizia, 70 nei cantieri stradali e 28 nel settore florovivaisti. Dai primi bilanci emerge che circa il 40% delle aziende ispezionate non aveva valutato o implementato le misure di prevenzione specifiche e sono stati pertanto contestati gli illeciti riconducibili al rischio calore, tutti previsti dal testo unico sulla sicurezza. Secondo la Cassazione, l'onere probatorio spetta al contribuente, che deve dimostrare il difetto di motivazione dell'atto impositivo. Con l'ordinanza numero 17.573 del 2024, precisamente del 26 giugno, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all'onere probatorio che grava sul contribuente, il quale impugna l'atto impositivo, eccependo il difetto di motivazione e la mancata allegazione degli atti richiamati nel medesimo. Per l'annullamento il contribuente deve dimostrare che gli atti richiamati sono a lui sconosciuti.